Amici e amiche di Vivi Casa Giove, buongiorno. Questa mattina qui con noi c'è la dottoressa Lucia Esposito, onorevole regionale del Partito Democratico. Buongiorno onorevole. Prima di lasciarle la parola per un breve saluto iniziale, tengo a ringraziarla prima di tutto per aver accolto l'invito di raggiungere una giovane ed emergente realtà giornalistica su proposta del suo referente locale Gaetano Moretti per un suo intervento qui sul territorio. Grazie, buongiorno a tutti, io ringrazio voi di questo invito e della possibilità che avete dato a me innanzitutto di conoscere la vostra bella realtà da vicino. Avevo già avuto modo di conoscerla tramite il web, sui social eccetera, ma essere qui è davvero bello. Io ci tengo anche a provare a trasferire a chi ci vede e chi ci ascolta che è davvero una bella realtà. Grazie. Una realtà giovane che punta in alto. Io vi auguro davvero di arrivare molto lontano, ne abbiamo grande bisogno di momenti di confronto come questi e abbiamo bisogno che i giovani come voi della nostra terra si affermino e arrivino lontano. Allora, un grazie a nome di tutta la redazione per le belle parole che ci ha riservato. Allora, onorevole, iniziamo la nostra breve chiacchierata proprio sulla realtà del Partito Democratico a Casa Giove. Come ben noto, da poco, da qualche settimana, è stato costituito il nuovo direttivo. Infatti abbiamo avuto l'elezione del nuovo segretario, il signor Giuseppe Nardo, abbiamo una vice segretaria donna, la signora Castiello, e anche la presenza di due giovani democratici che rappresentano un po' le idee innovatrici alla retroguardia e rappresentano anche il futuro del Partito Democratico a Casa Giove. Lei cosa ne pensa in merito? Io ovviamente da democratica sono molto contenta che il PD di Casa Giove abbia fatto questo bel percorso e abbia messo in campo una squadra davvero, secondo me, molto attrezzata, perché è rappresentata dal segretario Giuseppe Nardo, che ha una storia, una tradizione, ha tanta esperienza e ha ancora soprattutto tanta voglia di mettere a servizio del gruppo la sua esperienza. È bello che ci sia una vice segretaria donna, le donne nel PD continuano ad affermarsi e a crescersi ed è importante naturalmente la presenza dei giovani democratici. Questo è un po' il simbolo, questo circolo che si costituisce di come l'esperienza e la saggezza di chi ha già fatto tanta strada in politica possa e debba coniugarsi con energie nuove, con quella vitalità e quella freschezza dei giovani che devono portare il loro contributo e devono soprattutto trovare lo spazio per poter dare il loro contributo. Mi pare che il circolo PD di Casa Giove si sia incamminato molto bene lungo questa strada. Io sono convinta che faranno davvero bene a questa città. Gli auguriamo a loro buon lavoro, soprattutto di sinergia e di compattezza. Una domanda che viene quasi spontanea da rivolgerle è se possiamo ufficializzare la sua candidatura all'alba di questa campagna elettorale che porterà all'elezione del nuovo consiglio regionale, perché a breve ci saranno le elezioni, quindi quasi campagna elettorale. Ci siamo quasi. Sì, ci siamo quasi e anzi credo che possiamo sottolineare che oramai il clima è da campagna elettorale. Quello che viviamo per esempio in consiglio regionale è davvero da campagna elettorale. Ieri si è tenuto un consiglio regionale per approvare la finanziaria regionale relativa all'ultimo bilancio approvato e non è stato un bello spettacolo. C'è stata una protesta nei confronti del presidente del consiglio regionale che non ha voluto tenere conto delle richieste dell'opposizione e alla fine il consiglio si è sciolto per mancanza del numero legale. Oggi si replica, il consiglio è riconvocato, speriamo che non dover rivedere in qualche modo lo stesso spettacolo di ieri. In ogni caso noi saremo lì, il Partito Democratico e il gruppo regionale del PD sarà lì a fare la sua parte. Per quanto riguarda la candidatura, è il partito che decide, naturalmente sono gli organi del partito che decidono, io posso in questo momento dare la mia disponibilità alla ricandidatura, a continuare questo percorso non soltanto dentro il mio partito con un po' di orgoglio insomma, nel quale milito da quando è nato e insomma do questa disponibilità, non credo che ci
saranno grandi problemi, c'è bisogno del contributo di tutti, c'è bisogno del contributo degli uomini e delle donne di questa terra, quindi credo di poter dire con una certa serenità di poter essere candidata nuovamente al Consiglio. E questo mi fa piacere, perché grazie. Poi da donna sostengo le donne, ecco, prima di tutto. Siamo in due, sostenendo le donne. Allora, ricordiamo a chi ci segue, ecco, dal momento che stiamo dialogando, anche il suo impegno politico, che già l'ha vista protagonista, che poi lo vogliamo riassumere sotto il punto di vista politico, sociale, culturale, cioè quale causa l'ha vista veramente in prima linea in questo periodo che lei comunque è stata sul Consiglio regionale? Fare una sintesi dei temi trattati in questo periodo, sebbene breve, io sono rientrata in Consiglio regionale soltanto il 2 luglio scorso, è complicato. Per una ragione, perché questa è una provincia molto complicata, piena di problemi e piena di risorse allo stesso tempo. Io mi sono sempre concentrata ed ho provato a farlo anche in questo pezzo di legislatura che ho vissuto più da protagonista, innanzitutto sulle questioni ambientali, perché la provincia di Caserta rappresenta una terra straordinaria. Una terra fertile, una terra bella, piena di ricchezze e di risorse, ma come sappiamo tutti, ahimè, avvelenata dalla cattiva gestione dei rifiuti, da un problema che riguarda anche il ciclo integrato delle acque, da un problema che riguarda i depuratori, la costa, le cave, tutto questo rappresenta un enorme peso per la nostra provincia. Io ho provato ad occuparmi per quello che ho potuto di diverse questioni che riguardano l'ambiente, il tema delle bonifiche, il tema del litorale Domizio, la griglia che non si riesce a risistemare nella città di Castel Volturno, la questione delle cave di Caserta, così strettamente collegata anche al policlinico, la vicenda dei rifiuti e proprio la legge finanziaria che è all'attenzione del Consiglio regionale vede un tentativo del governo di centrodestra di far approvare con un colpo di mano, quindi a scadenza di mandato, una normativa per la gestione e la disciplina del ciclo integrato delle acque che noi non condividiamo e stiamo provando a fermare, avendo un'idea diversa della gestione delle acque. Questo è uno dei temi fondamentali di cui mi sono occupata. Ovviamente non è possibile vivere in provincia di Caserta e non occuparsi dell'emergenza lavoro. Le vertenze lavorative di questa provincia sono innumerevoli e sono tutte da seguire, la vicenda Firema, la vicenda Jabil, Ericsson, la vicenda dell'area di crisi con tutte le aziende che sono chiuse, su cui c'è un problema di ammortizzatori sociali come Finmec, Nurol, Morteo, sono davvero tanti, io non voglio fare qui l'elenco, ma non possiamo non occuparci delle vertenze lavorative. Io sto provando ad occuparmi in questo momento anche di politiche sociali, perché c'è una crisi drammatica di tutti e sette gli ambiti territoriali casertani, che sono in crisi perché la regione non gli riconosce i pagamenti dovuti, addirittura in alcuni ambiti si sono dovuti interrompere i servizi. Sono soltanto davvero alcune delle tematiche, mi sono molto occupata, proverò a farlo anche in seguito del policlinico di Caserta, questa opera straordinaria di cui la conurbazione casertana e forse l'intera provincia ha bisogno, e non si possono non dimenticare i temi della sanità e dei trasporti, che sono i due settori fondamentali della regione e anche le due principali voci del bilancio regionale che sono in crisi totale. Certo. Immagino c'è tanto da fare, e proprio in prospettiva allora di un'eventuale campagna elettorale, quale potrebbe essere il punto di forza, il punto saliente proprio di un programma da presentare e da poter portare avanti? Il programma naturalmente è quello che sta presentando Vincenzo De Luca, il nostro candidato alla presidenza, che è per fortuna un profondo conoscitore anche del nostro territorio e dei problemi del nostro territorio. E provare a riassumerlo non è semplice, perché le problematiche sono tante, però sono i temi che ho provato ad accennare anche in precedenza. Vorrei sottolineare su questo una cosa: non c'è la politica e non ci sono istituzioni con la bacchetta magica. C'è la necessità in Campania, in questo momento storico, di mettersi a lavorare concretamente e a risolvere i problemi uno ad uno, da quelli più piccoli a quelli più grandi.
ci vogliono amministratori capaci di assumere la responsabilità delle scelte. Questo è quello che è mancato negli anni del governo di centrodestra e del governo di Caldoro, anni nei quali le decisioni non sono arrivate e si è lasciato che i problemi si incancrenissero. Invece noi abbiamo bisogno di cominciare a lavorare ai singoli problemi. Su questo De Luca è una garanzia, perché ha già dimostrato di essere un amministratore capace e anche uno che non teme di assumersi le responsabilità lì dove è necessario. E quindi nel programma c'è l'intervento sulla sanità. Casertano, noi abbiamo un numero di posti letto, io non mi stanco mai di sottolinearlo, inferiore alla media regionale, che a sua volta è inferiore alla media nazionale. Questa è una provincia dove si sono chiusi gli ospedali e non si sono potenziati i servizi, è una provincia dove i servizi sanitari sono soltanto peggiorati. Non si può rimettere a posto un bilancio, quello della sanità campana, semplicemente tagliando i servizi, perché si sta negando il diritto alla salute, bisogna ripartire da capo. C'è stato un tentativo di Regione Campania con una serie di bandi, di provvedimenti, di privatizzare un pezzo del trasporto pubblico locale. Io non credo che sia quella la strada giusta. Noi abbiamo da potenziare il trasporto su ferro e dobbiamo rimettere in piedi un sistema di trasporto pubblico su gomma locale che è completamente fallito. E poi dovremo occuparci della questione ambientale, perché è la premessa dello sviluppo di questa provincia. E qui vengo alle cose belle della nostra provincia che non possiamo dimenticare. Noi abbiamo infinite straordinarie risorse, tutte da utilizzare e valorizzare. Abbiamo la terra più fertile d'Europa, abbiamo una costa che è straordinaria, non riusciamo ad avere un mare pulito perché non si mettono in funzione i depuratori. Quando dico che non c'è la bacchetta magica, dico anche che non ci vuole la bacchetta magica per rimettere in moto i depuratori e per avere un mare pulito, per mettere nelle condizioni gli imprenditori di quell'area di poter ripartire e di poter anche creare un po' di economia e di lavoro. Abbiamo le nostre bellezze, dalla Reggia al Carditello, alle bellezze naturali come le nostre aree interne. Abbiamo tutto quello che ci serve per poter ripartire, ma bisogna che qualcuno, un gruppo, una squadra, un governo serio ed attrezzato ci si metta a lavorare. Grande buona volontà. Tanto. In questa chiacchierata sicuramente non possiamo trascurare la piaga sociale del momento, ossia la carenza o meglio l'assenza di lavoro. Il lavoro sarà un punto fondante proprio dell'impegno del PD e dal momento che abbiamo ora lei come esponente del PD vede delle possibili soluzioni in tal merito? Sì, non possiamo non vederle, perché se ci candidiamo a governare questo territorio dobbiamo necessariamente avere un'idea di quale modello di sviluppo nuovo costruire e creare in questo territorio. Il problema della mancanza di lavoro è davvero un dramma che rischia di sfociare nel dramma sociale. Noi abbiamo a rischio la tenuta sociale delle nostre popolazioni e delle nostre comunità, perché davvero le persone non ce la fanno più. E anche qui c'è bisogno di individuare soluzioni che siano concrete. Non è possibile più immaginare di continuare in eterno solo con gli ammortizzatori sociali. Noi abbiamo una necessità straordinaria di ammortizzatori sociali, perché le persone che perdono il lavoro non possono essere lasciate senza alcun tipo di sostegno, ma allo stesso tempo, e questa è l'azione totalmente mancata nel governo di centrodestra, non possiamo non metterci a costruire le condizioni affinché ci siano nuove realtà produttive nel nostro territorio. I fondi della PAC non sono arrivati, non sappiamo ancora che fine hanno fatto. Un programma serio di formazione e di reinserimento professionale non l'abbiamo mai visto. Siamo quasi al fallimento del progetto Garanzia Giovani, che certo non è un progetto per creare lavoro, ma dovrebbe dare un minimo di possibilità ai ragazzi almeno di formarsi e di avere un piccolo sostegno nel periodo della formazione e del tirocinio. E allora noi dobbiamo individuare soluzioni concrete. Io alla fine dell'anno scorso sono stata al Ministero degli Affari Regionali, la ministra Lanzetta con Gianni Pittella hanno organizzato un bel incontro che era tutto incentrato sulle zone economiche speciali e sulle zone franche urbane. Quel tema ho provato a riprenderlo sia con un intervento pubblico
facendo un appello ad aprire un dibattito su questo strumento, che è uno soltanto degli strumenti possibili, e organizzando un evento nella città di Aversa che si è tenuto solo qualche settimana fa, per dire che uno degli strumenti possibili sono le zone economiche speciali e le zone franche urbane. Noi abbiamo già due zone franche urbane nella nostra provincia, che sono Aversa e Mondragone. Abbiamo necessità di ampliarle e di stabilire bene quali sono gli elementi di vantaggio in queste zone. In buona sostanza si tratta di aree nelle quali chi vuole investire lo può fare con sburocratizzazioni fortissime e con agevolazioni fiscali. Sono zone che in alcuni casi arrivano alla tassazione zero, sono sempre più numerose nel mondo, sono meccanismi anche un po' complessi da utilizzare, ma che possono essere efficaci. Scusate se non li usiamo in un'area come quella di Caserta, che è davvero alla desertificazione industriale, non vedo dove dovremmo. Questo è uno degli strumenti. E poi, come dicevo prima, c'è da rimettersi a lavorare vertenza per vertenza per capire quali sono le nostre realtà produttive che sono ancora in grado di reggere qui la sfida del mercato e sostenerle, fare tutto il possibile affinché restino qui e affinché incrementino le loro produzioni. Dobbiamo anche capire quali sono quelle realtà produttive che qui non reggono più. È inutile continuare a tenere in piedi delle realtà produttive che già sappiamo vanno verso la fine, bisogna sostituirle con interventi nuovi e puntare anche questa volta sull'agroalimentare e sull'agricoltura, sulla imprenditoria agricola, che è questo settore che ha tanti problemi ma che risente della crisi meno degli altri e che in provincia di Caserta può fare grandi fatturati. Ok, benissimo. Come ultima domanda, dal momento che siamo a Casa Giove e ci ascolteranno in primis tanti concittadini, può esserci qualche obiettivo da perseguire proprio per la città di Casa Giove? Io credo che Casa Giove, come la mia città, San Nicola della Strada, siamo davvero vicini di casa, sì. E come le altre città della conurbazione casertana debbano puntare al proprio sviluppo in un'ottica di conurbazione. Noi dobbiamo avere la capacità di uscire dai nostri confini e quindi, al di là di una attenta, corretta, efficace amministrazione locale che a Casa Giove c'è, noi abbiamo bisogno di mettere insieme le amministrazioni della nostra conurbazione e di fare in modo che una città come Casa Giove risenta dell'influsso positivo della Reggia di Caserta, dell'influsso positivo che può avere l'affacciarsi su una strada importante come l'Appia, dell'influsso positivo che può venire dall'essere in una conurbazione dove ci sono tanti elementi positivi e che possono portare ricchezza anche in questo territorio. Oggi che guardiamo tutti quanti, guardiamo e dobbiamo guardare all'Europa, abbiamo la necessità anche nelle nostre città di sapere uscire dai nostri confini cittadini e di mettere in campo azioni che siano più larghe e più ampie. Io credo che anche i destini di Casa Giove si debbano inquadrare nell'intera conurbazione e addirittura nell'intera provincia. È lì che le azioni più importanti e significative vanno fatte. Benissimo, siamo giunti quindi alla fine della nostra chiacchierata, quindi ringraziamo ancora una volta l'onorevole Lucia Esposito per aver raggiunto la nostra redazione, ringraziamo per l'attenzione e il tempo che ci ha riservato e dedicato. E a questo punto noi cosa possiamo dire? Semplicemente riservarle un in bocca al lupo per tutti i traguardi da raggiungere e anche l'augurio di un grande successo elettorale qualora si sia tra le candidate della prossima campagna elettorale. Ci auguriamo che possa esserci anche qualche altro incontro, male che va, proprio qui nella nostra cittadina per discutere anche di altre tematiche e al tempo stesso noi in questo momento vi salutiamo così. Arrivederci e alla prossima.
Quando vuoi. Noi ci possiamo? Sì, sì, quando vuoi. Ok. Amici e amiche di Vivi Casa Giove, buongiorno. Siamo all'interno della nostra redazione con il nuovo segretario del Partito Democratico, Giuseppe Nardo, e con il vice segretario del Partito Democratico, Maria Castiglia. Segretario, un saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casa Giove. Saluto tutta la cittadinanza di Casa Giove, gli elettori di Vivi Casa Giove, che è una nuova entità che sta prendendo piede sul territorio. Mi auguro che possa essere di auspicio per voi, per il vostro avvenire, da giovani, che siete tanti giovani promettenti, e mi auguro anche che il nuovo PD possa essere un punto di riferimento per tutta la cittadinanza. Segretario, lei è stato eletto appunto segretario di questo partito, del Partito Democratico Casagiovese. Gli obiettivi del nuovo PD Casagiovese? Gli obiettivi al momento ci stiamo prefiggendo pochi obiettivi, ma diciamo che possono essere portati a termine e messi in visione a questa amministrazione, da poterli portare a termine in quest'ultimo anno del suo mandato. Uno di questi obiettivi che già è in essere è la biblioteca comunale, che spero come prima che trovi la luce per un servizio alla cittadinanza tutta. Segretario, ci sarà un coinvolgimento di giovani nell'interno del direttivo del PD? Nell'interno del direttivo del PD ci sono già due giovani che fanno parte del direttivo. Essendo che c'è già un gruppo di giovani, circa 12-13 persone, nel quale mi auguro che questi giovani sarà moltiplicato, per cui possono dare il loro valido contributo, perché l'idea dei giovani, non come noi anzianotti che diciamo abbiamo la nostra mentalità, il giovane deve ben venire, perché porta il nuovo spirito, nuova linfa al partito. Senta segretario, un'ultima domanda. Ci sarà un coinvolgimento di cittadini all'interno della politica casagiovese, e soprattutto se ci sarà un ruolo per Gaetano Moretti all'interno del direttivo del PD? E allora, il ruolo del PD è di coinvolgimento della cittadinanza. Noi siamo benissimo, è l'unico partito esistente sul territorio, per cui tutto quello che faremo e cercheremo di fare è il coinvolgimento della cittadinanza. Per quanto riguarda il ruolo di Gaetano Moretti, attualmente oggi Gaetano Moretti non fa parte del direttivo, ma ci promettiamo che in prossimo futuro possa dare anche lui il suo contributo. Vice segretario, siamo con Maria Castiello, il vice segretario del Partito Democratico. Il suo impegno in politica quando è nato? Da poco, sono un paio d'anni che diciamo sono entrata proprio a far parte della componente proprio a livello territoriale del PD. Quello che mi muove a me è solo passione, la passione e credere in questo partito che mi rappresenta. Poi non lo so, darò il mio modesto contributo, ma non insomma. E ci saranno ingressi di altri quote rosse all'interno del direttivo? Ma sì, me lo auguro e vorrei che, questo lo dico anche al segretario, ne approfitto, cioè io vorrei che la sezione del PD, il circolo PD di Casa Giove, sia aperto a tutti gli iscritti, uomini, donne, giovani, soprattutto giovani, che comunque devono partecipare con noi a questo cammino. Cioè io non vorrei una cosa chiusa, bloccata. Io vorrei che sia aperta un po' a tutti quelli che hanno qualcosa da dire
e aiutarci pure in questo, in questa esperienza. Ecco, questo mi auguro. E poi sì, soprattutto donne, soprattutto poderose, soprattutto donne. Vice segretario, può fare un saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casagiove? Ah, innanzitutto ringrazio la redazione Vivi Casagiove per l'invito. Che dire, ci siamo sul territorio, mi auguro che ci seguirete, che iniziamo questo, cioè, questo lungo cammino insieme. Segretario, un saluto finale ai lettori e alle lettrici di Vivi Casagiove. Saluto tutti i cittadini di Casagiove. Li invito, quando vorranno, a venirci a trovare in sezione, saremo ben lieti di ospitarli. Come ha detto il vice segretario, delle donne già c'è una buona rappresentativa femminile nel direttivo. Ci auguriamo che la sezione venga frequentata da molti giovani. Giovane e giovani, quindi di ambi i sessi, che possono dare un valido contributo. Il mio scopo è quello di dare, di consegnare a breve, non a lungo termine, perché la mia età mi porta a starmene in un cantuccio, quindi da persona che sono andato in pensione, mi voglio mettere in pensione anche politicamente, non è che voglio fare la politica a vita, e mi auguro che questi giovani possano sopperire a questi anziani, per cui possono prendere in mano le redini del partito e portarla avanti. Io come segretario l'unica cosa che voglio dire con molta chiarezza, che come segretario del PD in questa occasione della campagna elettorale regionale non sarò di parte, sarò equidistante da tutti i candidati, anche perché diversi di loro hanno del radicamento col territorio, per cui fare la campagna per uno o per un altro mi porterebbe a commettere un grosso errore. Abbiamo avuto poco fa Lucia Esposito in questa sede come ospite, che è una nostra candidata. A lei si affiancheranno altri candidati legati al territorio, di cui addirittura secondo uno è nativo di Casagiove. Non faccio i loro nomi per correttezza, perché ancora è tutto in essere, ma mi auguro che ciò avverrà più presto, per cui poi si potrà parlare di questi candidati. Torno a ripetere, sarò equidistante. Tutti quanti che hanno bisogno del mio sostegno gli sarò vicino, per cui non una sì e una no. Ok, io voglio ringraziare sia il segretario Nardo che la vice segretaria Maria Castiello. Per Vivi Casagiove è tutto. Grazie.